Bentornati qui a Socialmente. Io sono Michela, psicologa, e oggi parliamo di conformismo. Conformismo significa adeguarsi al comportamento degli altri e chiunque di noi l'ha sperimentato, chiunque di noi si è conformato agli altri. Vi faccio un esempio, siamo davanti a un supermercato pieno di vetrate e non capiamo dov'è l'entrata e dov'è l'uscita. Allora che facciamo? Non ce ne rendiamo conto, ma osserviamo le altre persone e vediamo ad esempio che entrano tutte sulla destra, quindi anche noi entreremo sulla destra. Questo è un esempio banalissimo di conformismo. Quindi quando è che è più probabile che le persone si conformano alle altre? Quando c'è una situazione di ambiguità, cioè quando non sappiamo che cosa fare. Utilizziamo il comportamento degli altri come fonte di informazione. Oppure quando la situazione è una crisi, cioè non c'è tempo per capire che cosa fare, bisogna ad esempio scappare, tutte le persone scappano da una parte. Noi che facciamo? Non restiamo impalati a cercare di capire che cosa fare, che cosa non fare, non abbiamo tempo per ragionare, quindi ci conformiamo al comportamento degli altri e scappiamo anche noi nella stessa direzione. Altra situazione è quando siamo in presenza di esperti. Se noi riconosciamo la professionalità e l'expertise di questi esperti, seguiamo i loro consigli e quindi ci conformiamo al loro comportamento. Però che accade? Può accadere che certe volte ci conformiamo al comportamento degli altri, mantenendo però delle idee diverse, cioè intimamente continuiamo a pensarla diversamente, continuiamo a prendere le distanze da quel comportamento e assurdamente continuiamo ad avere le distanze anche dal nostro stesso comportamento e ci domandiamo: ma perché mi sto comportando così se io la penso diversamente? Perché a volte rispondiamo al bisogno, ad esempio, di essere accettati. Cioè, se siamo gli unici in un gruppo a comportarci diversamente, o facciamo un atto di coraggio e continuiamo per la nostra strada perché siamo sicuri di quello che pensiamo, di quello che stiamo facendo, oppure ci conformiamo agli altri per non attirare troppa attenzione su di noi, perché vogliamo essere accettati. Questo può capitare soprattutto tra gli adolescenti che hanno un forte bisogno di far parte di un gruppo, di essere accettati. Ecco, allora la domanda alla fine di tutto questo discorso è: ma è giusto o no conformarsi? Se il conformismo ci aiuta a capire come comportarci in situazioni ambigue, è giusto o no? Allora, la risposta non è, non esiste una risposta definitiva, ma bisogna sempre avere un allenato spirito critico che ci fa chiedere in qualsiasi situazione se stanno sbagliando gli altri o stiamo sbagliando noi. Perché non è detto che quello che fanno tante persone sia giusto e non è neanche detto che quello che facciamo solo noi sia giusto. Quindi bisogna sempre mantenere un livello alto di criticità verso gli altri e verso noi stessi per capire quale sia la cosa giusta da fare. Io vi do appuntamento alla prossima puntata e vi auguro una buona serata.